Sono quasi 500 i ragazzi diventati ufficialmente ambasciatori e ambasciatrici del Consiglio regionale del Piemonte. L'onorificenza è stata conferita durante il Salone del Libro di Torino, in cui sono stati premiati i progetti realizzati dagli studenti delle scuole superiori su temi legati ai vari organismi che compongono il Consiglio piemontese: pari opportunità, sport, usura, Europa e diritti civili. Di questi stessi argomenti gli studenti si faranno ambasciatori con i compagni più piccoli delle elementari e delle medie. Noi principalmente ci siamo occupati di formare un giornale, e questo giornale, sia italiano che in inglese, aveva la funzione di spiegare principalmente la causa del perché esiste il Consiglio regionale e i vari organi, il funzionamento dei vari organi. Con questo progetto abbiamo creato una storia da noi inventata che presenteremo ai bambini delle scuole elementari, in cui raccontiamo appunto una storia d'usura in cui ci sono dei ragazzi che cadono in questi prestiti fittizi perché hanno dei tassi di interesse molto alti. E noi abbiamo trattato un argomento che riguarda il benessere e la salute negli stili di vita che adesso ci troviamo ad affrontare noi, sia come studenti che come persone. Di conseguenza il nostro progetto ha avuto la possibilità di farci fare numerosi incontri con anche diverse istituzioni, in cui abbiamo potuto affrontare temi quali ad esempio l'alimentazione. Abbiamo trattato il tema della donna nella società. E abbiamo trattato ad esempio il ruolo della donna nella politica, nei social media e nel lavoro in generale. C'è ancora molto da fare per cambiare la situazione. Noi ci siamo occupati dell'Unione Europea e siamo partiti dalla domanda: cosa vuol dire essere europei? E abbiamo capovolto la domanda e ci siamo chiesti cosa vuol dire essere stranieri. A partire da questa domanda abbiamo preparato un questionario da dare ai ragazzi per iniziare l'attività. Diciamo che mi sono sentito ulteriormente cittadino europeo, visto che ultimamente aumentano sempre di più comunque le voci anti-europeiste. Sinceramente è stato comunque un progetto molto interessante, anche perché ci siamo avvicinati a quelli che sono gli aspetti dell'essere cittadino europeo e comunque ci ha avvicinato a quella che è la vera realtà dell'Unione Europea. Il progetto Ambasciatori e Ambasciatrici del Consiglio regionale rientra nell'ambito dell'innovativo modello di alternanza scuola-lavoro sperimentato in Piemonte come prima regione d'Italia.